Dall'Arena di Cercola un saluto da Emanuele Vento e benvenuti a Napoli. Juventus atto secondo perché si torna in campo dopo l'eliminazione in Coppa Italia dei bianconeri per mano degli azzurri, o addirittura atto terzo perché questa notte i ragazzi di Frustalupi sono andati a dormire sognando di poter emulare la prestazione da film messa in scena dalla banda di Spalletti contro quella di Allegri poche ore fa. Zona di competenza della Fiorentina quella competizione. In avanti adesso il Napoli alla sua, e col sinistro pizzica vincente, Napoli in vantaggio al nono minuto, alla sua, e dentro Spavone la tocca, 1-0 Napoli. Altro recupero partenopeo, ricercato e trovato in avanti Rossi, su di lui c'è Citi, attende aiuti Rossi, poi fa da solo con il destro, sterzata, c'è Marchisano ma c'è anche Gioielli per Salì, Napoli in avanti, non c'è fuorigioco, Salì dentro per Spavone, doppietta di Spavone, Napoli 2, Juventus 0, quando parte il Napoli fa malissimo. Questa volta Asa e non Rui dalla bandierina, pallone che passa, ma Ranzino la lascia lì, chiede il tocco di mano Citi, accontentato il capitano della Juve, il caso è chiuso, calcio di rigore per i bianconeri. Da una parte Asa, 11 metri più là invece Boffelli, Vasa con il destro, palo gol, partita riaperta, ci pensa Asa a 17 minuti dal 90esimo, avvia la missione remontada. Spegne la musica Nicolini, settimana da incubo per la Juve che tra primavera e prima squadra contro il Napoli perde 3 volte su 3.